Carissimi amici ed amiche di Re dei Re TV, oggi ascolteremo la meditazione del pastore Gioacchino Caruso con riferimento alla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 3. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Pastore, come possiamo definire la fede? Carissimi, buona giornata. La fede è un modo di possedere già ora ciò che si spera. È un mezzo per conoscere già adesso le realtà che non si vedono. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Sulla base di questa dichiarazione il predicatore cita il testo di questa mattina, nella quale c'è una parola che ricorre 17 volte. La parola è pistei, è un dativo per la fede. Tutti costoro hanno fatto tutto questo per la fede. Si comincia con i primi esempi universali, Abele, Enoch, Noè. Poi abbiamo il padre di Israele, Abramo. Segue la rappresentazione dell'Esodo, Mosè. Tutti, guardando da lontano, vedono beni futuri che non toccano con mano. Ciononostante si dichiarano, siamo stati pellegrini e forestieri e anche se quella meta è lontanissima, noi la raggiungeremo. La fede è per eccellenza speranza e proiezione verso la Gerusalemme celeste. Al momento non si vede altro che sabbia del deserto, le tende dove si soggiorna. L'autore invita i suoi ascoltatori e lettori a guardare una nube immensa, una nube di martiri, cioè di testimoni. L'applicazione morale è facile. Dopo aver fatto passare questa sequenza continua di martiri, passa l'esortazione del capitolo 12. Anche noi dunque corriamo con perseveranza nella corsa tenendo lo sguardo fisso non sui martiri, ma verso Cristo Gesù. Il versetto 3 del capitolo 12 dice: Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. È difficile trovare in così poche parole la bellissima rappresentazione della passione e della Pasqua di Gesù. Gesù, mentre camminava con il peso della croce, vedeva già l'alba di Pasqua della sua risurrezione. Il capitolo 12 in seguito fa cenno a due monti, quello del Sinai e quello di Sion, ed in particolare la città del Dio vivente. Per concludere, cosa possiamo dire a proposito? Desidero evidenziare la descrizione della Gerusalemme celeste e dei suoi abitanti dove ci sono i santi, i giusti portati alla perfezione. Alcuni pensano che siano gli angeli, altri pensano che sono cristiani. Ricordo a tutti gli ascoltatori che noi abbiamo già i nostri nomi scritti lassù. Siamo stati anche noi registrati nell'anagrafe paradisiaca, nella città del Dio vivente dove si vivrà questa adunanza festosa. Chi c'è lassù? In mezzo a loro soprattutto c'è Gesù Cristo, il mediatore della nuova alleanza. Descrivendo le due città, l'autore con un gioco di parole mette a confronto i due monti, il monte Sinai terreno e il monte Sion celeste. L'autore, proponendo le due città, la città dove abitiamo e siamo residenti, in greco menousan, contrapposta alla seconda, melousan. Vedete, in greco suona quasi alla stessa maniera. Melousan è la città futura, quella che deve venire, che non abitiamo ancora. Il predicatore ci esorta dicendo qua giù non abbiamo una città stabile, Menousan, dove abitiamo. Ma andiamo in cerca della città futura, Melousan, quella che sta alla radice della nostra esperienza, ma non è ancora presente. Carissimi, il cristianesimo è per sua natura utopia. La sua forza è la speranza. Il cristianesimo continua a alzare il capo, a camminare praticamente con la testa in su. Per vie diritte che sono anche costose e faticose. Camminando su questa strada si arriva alla grande meta. Concludo con un'esortazione bellissima dell'autore. Non lasciarsi sviare da dottrine peregrine. Nel suo sermone l'autore ha spazzato via le devozioni superficiali di vario genere, ha messo da parte tante cose secondarie. Ha spazzato via perfino gli angeli, fissando lo sguardo su di lui, Cristo, che è il centro e il fondamento della predicazione, della fede e di tutto l'impegno cristiano. L'autore presenta Gesù come il nostro fratello nella sofferenza, ma anche come il nostro sommo sacerdote e mediatore per il padre.
La definizione che fa di Cristo non ha bisogno di commenti. Gesù Cristo ieri, oggi, lo stesso, Lui e nei secoli e in eterno. Mette Cristo al centro della storia, facendo passare il tempo che già abbiamo vissuto ieri, l'oggi che ci sta sfuggendo di mano, per farci balenare alla distesa dei secoli, l'eternità. Gesù Cristo ieri, oggi, lo stesso Lui e nei secoli e in eterno. Amen. Buona giornata a tutti.